Cesare Bonamici nel mirino di Selvaggia Lucarelli, riscrive la storia. Cesare Bonamici si è schierata dalla parte di Matteo Salvini. Ieri è andata in onda come di consuetudine una nuova puntata di Pomeriggio 5. E nella seconda parte Mirta Merlino ha parlato con i suoi ospiti in studio del problema legato alle gogne mediatiche. Tra gli ospiti c'era anche l'opinionista del Grande Fratello, che in questa occasione ha rivelato che il ministro delle infrastrutture sarebbe stato vittima di gogne mediatiche e di aver apprezzato che abbia difeso Chiara Ferragni. Non è un caso che chi ha subito gogne mediatiche, adesso Belen, ma agli inizi penso anche Matteo Salvini, sviluppa una sensibilità per cui va in soccorso. Io penso nella mia testa che Salvini non l'abbia fatto peraltro perché l'ha subita lui. Un'esternazione che non è piaciuta per niente a Selvaggia Lucarelli. Difatti quest'ultima ha dapprima pubblicato su Instagram il video di questo momento, e nella didascalia ha così commentato: Salvini vittima di gogne mediatiche, quindi traumatizzato e sensibile. Selvaggia Lucarelli ha puntato il dito contro la giornalista. Successivamente la compagna di Lorenzo Biagiarelli, sempre in questo suo intervento direttamente sul suo profilo personale del social fotografico, ha colto l'occasione per sferrare una bella frecciata velenosa nei confronti di Cesare Buonamici. Cosa ha detto? La giornalista, la quale nei giorni scorsi è stata attaccata duramente da Fabrizio Corona, ha subito dichiarato che la Buonamici non racconterebbe la storia, ma ormai la riscriverebbe. Cesare Buonamici meglio di Alessandro Barbero. Non racconta la storia, la riscrive. L'opinionista del Grande Fratello risponderà per le rime alla collega? O farà finta di niente? Grande Fratello, l'opinionista è finita al centro delle polemiche, l'attacco della giornalista. Selvaggia Lucarelli ha parlato di questa faccenda non solo su Instagram, ma anche sul suo profilo social X. E anche stavolta la giornalista non ha nascosto tutte le sue perplessità nei confronti di Cesare Bonamici, che ha recentemente attaccato Beatrice Luzzi in diretta nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Difatti in questa circostanza la compagna di Lorenzo Biagiarelli ha ringraziato ironicamente il mezzo busto del TG5 per il revisionismo storico. Era il revisionismo storico che ci mancava. Grazie Cesare. Insomma la Lucarelli non c'è andata affatto giù leggera nei confronti della Buonamici, che fino a questo momento ha preferito non replicare. Lo farà nelle prossime ore? Chissà, intanto quest'ultima ha fatto molto discutere ieri sera sui social anche per alcune posizioni decisamente discutibili prese nei confronti di determinati inquilini della casa più spiata dagli italiani.